Possiamo cominciare? Buongiorno a tutti a questa, benvenuti a questa terza sessione di questo convegno. Io purtroppo ieri non ho potuto partecipare, ma da quello che mi è stato riferito penso che oggi diamo un po' una svolta rispetto al metodo e alla trattazione di ieri, e se volete torniamo un po' a criteri, a metodologie tradizionali, proprio perché ci occupiamo di una ricerca giurisprudenziale sul campo. La materia è una materia ricca, variegata, tormentata, sempre più tormentata, non ho nessuna intenzione di soffermarmi su specifici contenuti, verranno messi in rilievo nel corso della discussione. Volevo solo fare qualche brevissima notazione sul senso oggi di una ricerca giurisprudenziale, sugli obiettivi di una ricerca giurisprudenziale sul campo. Perché quale può essere un obiettivo? Senza voler richiamare i temi molto attuali della giurisprudenza predittiva, sul quale molti dubbi, molte incertezze ancora aleggiano, ecco, senza richiamare quello, però non c'è dubbio che c'è una esigenza in qualche misura di prevedibilità. E forse in questo ultimo periodo questa esigenza di prevedibilità è stata ancora accentuata e resa più pressante, così da configurarsi addirittura come qualcosa di più, cioè come una calcolabilità. Alcuni filosofi del diritto che sono occupati proprio anche recentemente di questi problemi delle tecniche di interpretazione, mi riferisco in particolare a Giuseppe Zaccaria, hanno proprio messo in evidenza questi due metodi, quello classico della prevedibilità e quello più recente della calcolabilità, che è proprio, rappresenta una esigenza non solo di prevedere a larghe linee quello che può essere l'orientamento della giurisprudenza, ma di fare i conti. Ed è una calcolabilità che, come sappiamo tutti, anche il legislatore ha in qualche misura assorbito, basti pensare, fa lo schema, a taluni almeno degli snodi fondamentali dello schema del contratto di interdocenti e quindi della assoluta prevedibilità in termini di calcolo numerico dei costi economici che derivano. Ecco, una indagine giurisprudenziale allora sul campo, oltretutto su un campo delimitato che è la giurisprudenza di merito, e questo già un pochino riduce forse anche lo stesso obiettivo della prevedibilità o addirittura calcolabilità. Sappiamo tutti che quando si va in giudizio in qualunque aula di tribunale non è che si portano tanto a sostegno delle proprie tesi il tribunale tal dei tali o tal altro, nelle corti d'appello, ma si porta la Cassazione, no? Chi arriva con l'ultima sentenza della Cassazione ha molte probabilità di avere ragione. Quindi una indagine che è in qualche misura delimitata e che naturalmente anche deve scontare in partenza la grande variabilità di questa giurisprudenza di merito anche nell'ambito delle stesse sedi. Posso dirvi per esperienza diretta che penso alla Corte d'Appello di Venezia, ma lo dice, lo sentiremo, l'indagine che è stata fatta, e ci sono state delle variazioni, degli orientamenti molto flessibili, sono cambiati in questi ultimi 10 anni 3 presidenti, quindi è tutto un po' in movimento. Ecco, allora, proprio per il fatto che è in movimento, c'è da chiedersi davvero
quale può essere il senso di un'indagine che permetta di offrire all'operatore giuridico qualche minima certezza. Ecco, pensare poi, facendo il salto, cioè andando alla giurisprudenza predittiva, pensare poi di affidare tutto addirittura a meccanismi matematici, ad algoritmi matematici, francamente mi lascia un po' perplesso. Ecco, vedremo, e ce lo, il direttore della ricerca ce lo spiegheranno, se e in che misura si è riusciti a dare un po' questa sintesi, se vogliamo, con riferimento a materia. Materia che peraltro è, chiudo e lascio poi la parola agli altri, materia che, come sappiamo tutti, come dicevo prima, è particolarmente tormentata per via di questa ipertrofia normativa dell'ultimo decennio, che ha complicato oltremodo le cose, complicando a volte nella direzione non sbagliata, penso in fondo alla legge Fornero e alla diversificazione delle varie ipotesi di legittimità, il diverso peso che è stato dato alle diverse ipotesi di legittimità del licenziamento, che è un obiettivo, credo, sicuramente positivo, ma che ha creato una serie di complicazioni non indifferenti. Dopodiché alla ipertrofia normativa si aggiunge nell'ultimo periodo anche un superattivismo, non di propria iniziativa, ma su sollecitazione della Corte Costituzionale, come tutti sappiamo, per cui i criteri, i paradigmi sui quali ragionare in materia proprio di licenziamento, individuazione dei presupposti e soprattutto delle conseguenze, è davvero un tema assai difficile da ingabbiare. Ecco, vediamo in che misura questa ricerca sul campo, su queste quattro, sulla giurisprudenza di queste quattro corti d'appello, ha potuto dare dei positivi risultati. Mi taccio, scusa per la bocca troppo, dove poi dirigerò il traffico, e quindi comincio dando la parola alla coordinatrice, poi il titolo è licenziamento ingiustificato, tutela del lavoratore, indennità economica versus reintegrazione, la valutazione dell'impatto delle recenti riforme legislative in Italia. Do la parola alla coordinatrice nazionale, professoressa Antonella Occhino. Grazie per l'invito, l'organizzazione, questa straordinaria opportunità di presentare anche se in modo parziale la linea e soprattutto qualche risultato della ricerca. Grazie Carlo. Io dirò qualche parola sull'idea, come è stata denominata l'idea di questo progetto, sulla sua struttura essenziale, e da cui poi si comprende, diciamo, come anticipato Carlo, la presentazione dei risultati diversificata per aree territoriali. E innanzitutto mi allaccio alla questione della frammentazione delle discipline e quindi all'origine dell'intuizione di presentare un'ipotesi di ricerca, che è un'ipotesi naturalmente, perché il metodo è quello della ricerca sul campo, cioè prendo la sostanza. Era sicuramente la frammentazione delle discipline delle sanzioni che si erano, diciamo, diversificate sia per l'intervento, cosa naturalmente ripeto solo a me stessa, di una serie di mutamenti legislativi, direi sostanzialmente a partire dalla Fornero, poi con Jobs Act e quindi anche con tutti gli interventi della Corte. E poi adesso quasi a 10 anni di distanza dal Fornero, anche ricordare che la legge stessa aveva ipotizzato un sistema di monitoraggio, e secondo così quell'idea un po' anglosassone, però tutto sommato nella sua praticabilità molto anche apprezzabile, dello impact assessment, cioè prima di riavventurarsi in altre modifiche legislative, una valutazione seria dell'impatto delle nuove discipline. Le nuove discipline non hanno toccato, come noi sappiamo benissimo, la fattispecie, quella nozione di giustificato motivo, quindi veramente riassumo, del 1966, ma si sono concentrate sulle conseguenze, sulla disciplina sanzionatoria, dunque una grande semplificazione sugli effetti anche sulla fattispecie. Allora, l'intuizione, ecco, l'intuizione a base dell'ipotesi di ricerca, quindi ancora da verificare, è che
vuoi per differenze territoriali e quindi la necessità di andare nelle diverse, diverse circoscrizioni circondari, vuoi anche per la, diciamo, la co-vigenza di una serie di discipline dovute a quel criterio del, diciamo, tempus regitatum applicato via del tutto straordinaria al momento della stipulazione del contratto di lavoro al posto, diciamo, del momento dell'atto di licenziamento, quindi una sovrapposizione in buona sostanza, no, delle discipline, poi perdendo la loro struttura frammentata di per sé, ecco, allora se questo poteva avere avuto un impatto a ritroso sul livello di interpretazione, di rigore nell'interpretazione di quella che in modo anche non del tutto sicuro possiamo chiamare una clausola generale, cioè il giusto, appunto, il giustificato motivo, diciamo anche la giusta causa, però essenzialmente ci concentravamo sull'articolo 3 della legge 604 del 66. Allora, dato che l'ipotesi si fondava anche su una reazione territoriale, quindi con anche un impianto di prassi aziendali e di contesto di crisi economica territoriale, quindi legata a questa stanza, stava in sé, ecco, l'idea che bisognasse diffondere la ricerca sia sul piano giurisprudenziale, ma non fermandosi alla Cassazione che veglia sulla, diciamo, questa funzione mammofilattica, però a incontrare questa funzione generalizzata naturalmente di interpretazione del diritto, invece era necessario andare a vedere nei territori. E nei territori la scelta è stata quella del decennio 2010-2020 e delle sentenze di Corte d'Appello, perché anche naturalmente poi guardando le singole sentenze, poi risalendo magari al primo grado, alla vicenda complessiva, però potendo dire poi di fronte ai risultati che comunque i dati, questo è un criterio statistico, erano stati selezionati con un certo criterio, perché questo delimita i risultati che poi alla fine si presentano, ma contemporaneamente corrobora la loro accettabilità statistica. Allora, l'interdisciplinarietà nasceva proprio dal fatto che dal punto di vista metodologico, ecco, occorreva però la completezza, e per questo dico che siamo a livello parziale, però l'ipotesi è di analizzare tutte le sentenze di corte d'appello rese in Italia dal 2010 al 2020. La ricerca non è solo quantitativa, perché una parziale attuazione, dico parziale anche se non è scritto nelle, diciamo, nei documenti, una parziale attuazione dell'impact assessment era doveroso, perché è previsto nella legge 92 del 2012, è stata data, ma solo attendo molti dati, peraltro, ma quantitativi, che sono in mano al Ministero del Lavoro, all'Istat, all'Inps, che di cui noi abbiamo disponibilità, però diciamo l'apporto scientifico che l'Accademia poteva dare secondo noi, ecco, era anche una sorta di ricerca qualitativa. Quindi l'analisi delle sentenze viene fatta, ecco, come ci useranno dopo i giovani che ringrazio e che si aiutano, ecco, non dico quotidianamente, ma quasi, ecco, nelle sedi. Questa ricerca, diciamo, è sia di completamento di un database, cioè un mega foglio Excel in cui ci sono dei dati chiaramente, ecco, per ricostruire un po' i margini, i confini della singola ricerca, e poi però con un approccio anche qualitativo, quindi che dipende dalla lettura, no, delle carte di comprensione, anche così come gli strumenti concettuali che il giurista del lavoro ha. Questo fa sì che l'indagine statistica si completi già a livello di rilevazione, non in modo solo testuale di rilevazione, per cui con magari un software poi si ricapino, ecco, ma abbia anche dei contorni, quindi oggi già si possono presentare dei risultati qualitativi. La ricerca è parzialmente svolta in questo momento, le unità sono distribuite sul territorio nazionale e in particolare vengono presentati, vado in ordine sparso, da Palermo, risultati che quindi sono completi sulla Corte d'Appello di Palermo, da l'Unità di Parma, la Corte d'Appello di Venezia, dall'Unità di Foggia, la Corte d'Appello di Bari, e dall'Unità di Cattolica, Università Cattolica del Sacro Cuore, le Corte d'Appello di Milano, Brescia e Torino.
proprio perché anche il gruppo di ricerca era stato costruito in modo da poter, diciamo, presiedere a una distribuzione territoriale del lavoro dell'impegno, quindi proprio per essere molto concreta, poi ogni unità si è caricata di alcune regioni italiane in cui andare a vedere poi le singole corti. L'obiettivo è appunto che siano attendibili i risultati, quindi è il completamento di questi dati per poi svolgere una valutazione sicuramente sul piano giuridico, no? Sul piano giuridico per comprendere l'impatto implicito a ritroso dei nuovi regimi di tutela sulla interpretazione delle nozioni, come dicevo, di motivo disciplinare ed economico, quindi questo è il punto focale, ma una valutazione anche sul piano dell'organizzazione aziendale, della consapevolezza che le classi aziendali allineate a situazioni normative e tanto più prevedibili, tanto più propriamente dette normative, perché il diritto è in sé la logica della prevedibilità, poi che sono fondamentali nella gestione proprio delle prassi di HR, poi diciamo impattino sulle strategie aziendali, perché le strategie aziendali di gestione delle risorse umane tengono molto conto e più il quadro è certo prevedibile, più sappiamo benissimo che si orientano. E una valutazione sul piano economico, dell'economia del lavoro, che terrà molto conto della distribuzione dei dati sul piano territoriale, perché bisognerà vedere se anche la situazione del contesto economico locale, che può essere critico, meno critico, o anche caratterizzato da settori, filiere produttive di tipo diverso, naturalmente. E tutto questo era stato ideato prima della pandemia, ma a maggior ragione secondo noi conserva il suo valore. E poi una valutazione sul piano sociologico, anche perché la questione della flessibilità in uscita ha un'incidenza sulla percezione, diciamo, individuale, anche familiare e sociale, di che cosa sia la stabilità dell'impiego, con delle forti ripercussioni sull'identità professionale, che subisce anche un mutamento di linguaggi, di schizze, di competenze che sono dovute anche a recenti vicende, come loro sanno. Una questione sulla salute, sul benessere, sulla motivazione dei lavoratori. Questo a nostro avviso potrà portare un beneficio nei termini in cui appunto riusciremo a dare dei dati, un esito, un'analisi finale attendibile e interdisciplinare, secondo noi a beneficio degli attori del mondo del lavoro, che vuol dire datori di lavoro, vuol dire rappresentanti dei lavoratori e della società civile. E poi nello spirito che annunciavo all'inizio di queste brevi parole, con cui a concludere, anche per i policy makers che prima di avventurarsi in ulteriori riforme, che probabilmente così in modo emotivo potremmo dire quasi necessarie per quel vizio di frammentazione e anche un po' così di difficoltà, ce ne sono degli specialisti non da poco, no? Individuare una, diciamo, per dare contorni a una vicenda, a un'eventuale controversia che si possa prospettare, una situazione, un'analisi del caso concreto, però d'accordo, ma solo sulla base di una serie di analisi di impatto che dia le direttive giuste, si prende con la volontà appunto di rendere diretto anche, di dire forse soprattutto, del lavoro sempre più certo e prevedibile. Grazie. Grazie a Antonio Rocchino, coordinatrice nazionale, adesso allora inviterei il portavoce delle ricerche. Allora, cominciamo con l'unità di ricerca dell'Università di Parma, che ha analizzato le sentenze della Corte d'Appello di Venezia. Ilaria Bresciano. Siete in quattro, direi di calcolare 10 minuti a testa. 10 minuti a testa. Allora, ok, grazie. La mia riflessione ha oggetto il tema del licenziamento disciplinare e muove da alcuni orientamenti che si sono formati in seno alla Corte d'Appello di Venezia, con l'obiettivo principalmente di verificarne la compatibilità rispetto agli orientamenti della Corte di Cassazione. Le sentenze che illustrerò sono comunate dal fatto che riguardano lavoratori licenziati per giusta causa,
quindi abbiamo tenuto un comportamento ritenuto dal datore di lavoro lesivo del vincolo fiduciario, ma poi valutato in esito alla istruttoria da parte del giudice come un comportamento di lieve entità e quindi un comportamento inidoneo a giustificare la massima sanzione espulsiva. Il che però non significa anche inidoneo a giustificare comunque la risoluzione del rapporto di lavoro, perché a seguito della riscrittura dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento ingiustificato può non di meno comportare la perdita del posto di lavoro. A venire in rilievo è l'orientamento che prevalente che si è formato in seno alla Corte di Cassazione sull'articolo 18,4 e quindi sulla insussistenza del fatto contestato, che ricorre anche quando il fatto è rilevante sul piano disciplinare o non imputabile al lavoratore, e sulla carenza di proporzionalità tra la sanzione e il fatto, che rientra nel comma quarto solamente quando la contrattazione collettiva tipizza le condotte ricollegandovi una sanzione conservativa. La Corte d'Appello di Venezia si è conformata, soprattutto nelle ultime sentenze, all'orientamento della Corte di Cassazione, perché opera questa distinzione tra condotte lievi e rilevanti sul piano disciplinare e condotte che invece hanno una rilevanza seppure minima e quindi sono connotate da un minimo di disvalore. E ha spiegato qual è il canone di valutazione utilizzato, affermando che la rilevanza disciplinare del fatto deve essere valutata in base alla sua reiterazione, alla pericolosità o alla dannosità che i fatti possono esprimere e con le motivazioni oggettive che hanno ispirato il comportamento del lavoratore. E tuttavia si tratta di casi in cui la linea di confine comunque è labile. Venendo ai casi concreti, io vorrei soffermarmi su tre casi in cui mi è sembrata particolarmente impegnativa l'alternativa tra ritenere licenziamento legittimo o illegittimo e anche una volta affermata l'illegittimità del licenziamento, l'alternativa tra applicare la sanzione reintegratoria o quella indennitaria. E si tratta di casi in cui rileva la valutazione del giudice sulla compatibilità del comportamento tenuto dal lavoratore durante l'assenza per malattia o per infortunio. Un primo caso, è una sentenza del 2017, riguardava un operaio che era addetto a svolgere lavori pesanti, assente dal lavoro per un trauma alla gamba e distorsione alla caviglia, che era stato visto dall'investigatore camminare, gettare l'immondizia, recarsi e sostare per molto tempo in piedi in un locale, attraversare la strada di corsa e guidare la propria auto. Qui il giudice nella fase sommaria, in primo grado, aveva disposto la reintegra del lavoratore, mentre nella fase dell'opposizione era stata affermata la legittimità del licenziamento. Poi, in fase di reclamo, la Corte d'Appello ha riaffermato l'illegittimità del licenziamento e confermato la tutela reintegratoria. Considerando la tenuità della condotta, il fatto che si trattasse di attività ludiche e di episodi isolati. In un altro caso, qui la sentenza del 2020, il caso riguardava una guardia giurata che era assente per uno scompenso diabetico e, come era stato comprovato da alcune foto apparse su Facebook, aveva partecipato ad una manifestazione politica che si era svolta a una sessantina di chilometri dalla propria abitazione. Qui, in primo grado, nella fase sommaria, il giudice aveva ritenuto il licenziamento legittimo. Nella fase di opposizione, invece, era stata rilevata l'insussistenza della giusta causa ed era stata applicata la sanzione di quell'articolo 18,5 e il collegio ha confermato la sentenza di primo grado, pur affermando però in questo caso, come anche nel precedente, il fatto che si trattasse di una condotta tenue, di attività ludiche e appunto di un episodio isolato.
E sempre su questo tema, qualche anno prima, nel 2014, si era già espressa anche la Corte d'Appello di Bologna. Qui si trattava di un lavoratore, sempre per una distorsione della caviglia, che era assunto come cassiere presso un supermercato e durante l'assenza per malattia aveva partecipato invece ad una manifestazione sportiva. In primo grado era stata applicata la tutela reintegratoria, mentre in secondo grado era stato applicato l'articolo 18,5. Perché quindi l'inadempimento, seppur lieve, però era stato ritenuto sussistente, dato che il lavoratore non aveva ripreso servizio nonostante l'intervenuta guarigione. In questo gruppo di controversie è individuabile un mutamento nel tempo degli orientamenti giurisprudenziali, perché nella vigenza del vecchio articolo 18, più gravoso per i datori di lavoro, le valutazioni erano più severe. Anche la stessa giurisprudenza di legittimità dava un valore preminente alla lealtà del lavoratore, alla sua malafede e quindi alla rottura del vincolo fiduciario. Mentre invece dopo la riscrittura dell'articolo 18, la condotta valutata dal giudice di identità, quantomeno nel giudizio di secondo grado, ha portato più spesso alla dichiarazione di legittimità del licenziamento e quindi è prevalsa una tendenza più favorevole per il lavoratore e ciò è dipeso in parte dal fatto che la stessa Corte di Cassazione ha puntualizzato, ha definito dei criteri per valutare la condotta extralavorativa del lavoratore e quindi la compatibilità con la patologia, con la guarigione da quest'ultima e con le mansioni svolte, ma potrebbe anche essere stato favorito da una modifica delle sanzioni disciplinari. Tuttavia, come dimostrano anche gli esiti molto diversi dei vari gradi di giudizio e il fatto che anche all'interno della stessa Corte alcune volte non viene applicata la stessa sanzione pur a fronte di condotte molto simili, la valutazione di merito sul fatto presenta una forte opinabilità e in concreto a fronte di condotte che sono connotate da pari lievità o da pari disvalore vi sono stati poi effetti diversi nei confronti dei lavoratori. E questa è una conseguenza dell'attuale formulazione dell'articolo 18,4 e dell'interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità, soprattutto il punto di rilevanza del contenuto del contratto collettivo. La maggior parte dei contratti collettivi non contiene un'elencazione completa ed esaustiva delle fattispecie sanzionabili, ma contiene delle previsioni a contenuto aperto. E l'effetto dell'orientamento oggi prevalente è quello di precludere la tutela integratoria a casi di pari lievità o di pari disvalore rispetto ad altri che però risultano tipizzati dal contratto collettivo. Questo aspetto è stato evidenziato in una recente ordinanza interlocutoria della sezione sesta della Corte di Cassazione, che ha il merito di aver messo in luce che l'utilizzo di clausole generali contrattuali presuppone che sia rimessa al giudice l'opera di sussunzione al loro interno delle condotte per verificarne appunto la gravità rispetto a quelle tipizzate. E si tratta di un'attività di interpretazione della clausola contrattuale, non di un giudizio di proporzionalità. D'altra parte, anche l'interpretazione delle clausole contrattuali può dare luogo a delle valutazioni opinabili e pertanto è rischioso affidare il sistema sanzionatorio a questo parametro variabile. E inoltre la diversa lettura prospettata dall'ordinanza, laddove eventualmente seguita, avrà l'effetto di espandere l'ambito della tutela reintegratoria. In qualche modo, come dire, in contrasto con quella che era la razza del legislatore che invece l'aveva relegata a ipotesi eccezionale.
Anche se la Corte di Cassazione ha già affermato che, per esempio, la mancanza della contestazione del debito porta all'applicazione della tutela integratoria, quindi ammettendo un'espansione dell'ambito di applicazione. In conclusione, questa indagine sulla Corte d'Appello di Venezia ha messo in luce tre questioni. Che la riscrittura dell'articolo 18 ha inciso sulla nozione dei presupposti di giustificazione del licenziamento, nella misura in cui di fatto ha diviso e scomposto questa fattispecie per ricollegare a sanzioni differenti a seconda dei casi. Che uno degli effetti problematici è che da condotte assimilabili in punto di gravità e di disvalore possono discendere conseguenze sanzionatorie diverse. E da ultimo, non meno importante, è che ricadono di fatto questi lavoratori quelle che sono le eventuali lacune della disciplina collettiva. Grazie. Grazie alla dottoressa Bresciani, grazie per la puntualità dell'intervento e adesso invito la dottoressa Marcella Miracolini della unità di ricerca dell'Università di Palermo che ha analizzato la giurisprudenza della Corte d'Appello. La ringrazio professore, con l'occasione anche per ringraziare gli organizzatori e la coordinatrice nazionale del progetto, la professoressa Occhino, che ha voluto la nostra presenza. Ora, nell'ambito del progetto, l'unità di ricerca di Palermo è quella che si occupa del monitoraggio delle corti d'appello della Calabria, della Sardegna e della Sicilia. Ed è ad uno dei distretti di corte d'appello siciliani, quello di Palermo, appunto, che si riferiscono alle considerazioni che si faranno oggi, sebbene permettetemi di premettere sin d'ora che quanto si esporrà davvero con estrema prudenza, senza pretesa di deduzioni definitive o comunque di ordine sistemico, riguardo un campione su cui poi ci si riserva una revisione che tenga conto degli esiti dell'ulteriore attività. Ora, questo campione comprende le sentenze emesse appunto dalla Corte di Palermo fra il 2010 e il 2020 e che hanno ad oggetto la materia dei licenziamenti. Ora, rispetto a queste, tenendo conto delle ragioni poste alla base dei recessi, si è constatato che quelli inerenti alla persona, quindi per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, ricorrono sicuramente con maggiore frequenza. Tuttavia, proprio in questi casi è stato anche subito riscontrato il limite, perché si è rilevato come davvero un numero troppo esiguo di pronunce applichino l'articolo 18, nella versione riformata dalla legge Fornero, vuoi per questioni dimensionali, vuoi anche per ragioni temporali, ancor meno sono quelle che applicano il decreto 23. Di contro, invece, al di là delle aspettative, le motivazioni oggettive non soltanto sono risultate in proporzione sufficientemente presenti anche rispetto all'applicazione delle discipline riformate, ma soprattutto hanno mostrato alcune interessanti tendenze che si prestano bene poi a una verifica chiaramente circoscritta, nell'ipotesi sottesa alla ricerca, nello specifico se a presupposti giustificativi sostanzialmente mutati, come nel caso dell'articolo 3 della legge 604, la riforma dell'apparato rimediale abbia innescato o comunque supportato un mutato atteggiamento dei giudici di merito e soprattutto cosa questo abbia comportato poi in termini di tutele. Ora, nel distretto il numero delle sentenze che hanno ad oggetto il motivo economico ha conosciuto un andamento crescente che ha raggiunto il momento di maggiore diffusione intorno al 2014-2015 e poi in realtà per poi decrescere soprattutto nelle ultime annualità. Ma il dato sicuramente più interessante è quello per così dire qualitativo, come diceva la professoressa Occhino, perché è nel contenuto delle sentenze che sembra potessi quasi individuare un prima e un dopo appunto la riforma del 2012, tanto nelle modalità di accertamento della legittimità dei recessi quanto poi negli esiti finali. E quello che emerge da questa lettura complessiva ma anche diacronica delle sentenze riconducibili tutte a una stessa corte, a volte anche allo stesso giudice estensore, è un approccio al giustificato motivo oggettivo che dischiude progressivamente nuovi, ma direi soprattutto più ampi fronti ermeneutici, al contempo irrigidisce l'onere probatorio su alcuni di essi. Tant'è che proprio in maniera concreta l'essenzialità e sinteticità che caratterizzano in linea di massima le prime pronunce, poi si sostituiscono degli iter argomentativi che sono davvero più ampi ed articolati.
Ora, quando parlo di prime pronunce, faccio riferimento grosso modo a quelle riconducibili al triennio 2010-2013, che tra l'altro segnala una posizione tendenzialmente conservativa del provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro, quindi un esito finale sfavorevole per il lavoratore. E questo, tra l'altro, all'esito di un iter argomentativo che non è spesso particolarmente articolato e soprattutto prescinde anche da un elemento di valutazione importante, che è il repescaggio. E questo a causa del mancato, difficile direi, assorbimento da parte del lavoratore dell'onere di allegare tutte le posizioni alternative disponibili. Intorno al 2014, ma naturalmente il risultato non è rigido, diciamo prima, dopo le riforme, ma prima di importanti cambiamenti di rotta della Corte di Cassazione, come quello proprio in ordine al repescaggio che giunge nel 2016, i giudici palermitani già sembrano effettivamente adottare una maggiore cautela, anche un certo rigore, nel fatto di alcuni presupposti. E diversi elementi, temporali ma soprattutto sostanziali, conducono a ritenere che proprio la diversa articolazione del sistema sanzionatorio abbia imposto al giudice una scomposizione del motivo, a fronte in realtà non tanto di una riduzione delle tutele, quanto piuttosto alla luce di diversi presupposti per la loro applicazione, perché è vero, il giudice si trova davanti alla stessa nozione, però è chiamato a valutare il grado di inadeguatezza della giustificazione ed eventualmente rispetto a quale profilo il licenziamento possa dirsi legittimo, cioè deve capire se difetta uno di quegli elementi che costituiscono il fatto, per esempio, la cui manifesta sussistenza può dar luogo alla tutela reintegratoria, o se si trova davanti alle altre ipotesi dell'articolo 18,5. Quindi disarticola il motivo in tutti quegli elementi che effettivamente costituiscono la serie causale poi che ha condotto il giudice e il datore di lavoro, scusate, la decisione finale, e si sofferma in maniera più incisiva, a volte determinante, su ciascuno di essi. Purtroppo è chiaro che in questa sede non si possono ripercorrere appunto tutti questi elementi, mi soffermerò soltanto su pochissimi di questi, proprio per cercare di rendere l'idea di questo passaggio, che si coglie già, per esempio, dal primo dei presupposti generalmente presi in considerazione quando si valuta la legittimità appunto di un licenziamento, ovvero la sussistenza ed effettività della scelta organizzativa. Perché ferma l'idea che il giudice non possa operare un controllo di merito nelle scelte datoriali, dall'altra parte però esistono anche dei limiti esterni comunque. Dei limiti esterni alla libera scelta dell'imprenditore che sono ad esempio riconducibili nella possibilità di verificare che questa scelta sia effettiva e non pretestuosa. Ecco, nelle sentenze analizzate, riconducibili proprio alla Corte di Palermo, entro questi elementi sembra che il giudice tenti di ritagliare a volte quelli che sono degli spazi di manovra più ampi e irrigidisca appunto l'onere probatorio, a partire per esempio da una rivalutazione dell'elemento della correttezza e esaustività della comunicazione dei motivi, che assume un rinnovato valore, e questo a prescindere dalla modifica dell'articolo 2 della legge 604. Perché se ad esempio nel 2011 i giudici palermitani avevano ritenuto di non dover attribuire assolutamente alcuna rilevanza alla eccepita genericità dei motivi invocata da due lavoratrici, qualche anno dopo, nel 2014, in un paio di casi analoghi, e per recessi che invocano le stesse ragioni, ovvero la riduzione del personale, la Corte invece parte nella valutazione dei motivi proprio nella valutazione della legittimità del licenziamento dalla comunicazione dei motivi, ritenendolo già un elemento di per sé sufficiente per dichiarare immediatamente il licenziamento illegittimo. Tra l'altro, questa genericità appunto delle motivazioni non viene interpretata come un vizio di motivazione, ma viene considerata come un vizio attinente al giustificato motivo in quanto tale, con conseguente applicazione dei meccanismi sanzionatori più rigidi. Ed è la stessa Corte a sottolineare che questo prescinde poi dalla modifica dell'articolo 2 della legge 604 e sottolinea invece il valore dell'esaustività dell'informazione, precisando che questo è utile non soltanto al lavoratore per poter apprestare una corretta impugnazione, ma utile per il giudice, per un giudizio sull'effettività della scelta organizzativa e sulla sua arbitrarietà.
Tra l'altro si è registrato che proprio attraverso il giudizio di pretestuosità dei motivi spesso abbia trovato ingresso nell'iter logico-giuridico un velato, a volte in realtà non tanto velato, controllo di ragionevolezza, che va anche oltre quello di mera effettività. Con esiti finali però, devo dire, sono favorevoli per il lavoratore, perché riguarda questo giudizio, riguarda un elemento che costituisce quel fatto, la cui appunto manifesta insussistenza può dar luogo alla tutela reintegratoria. Come ha fatto per esempio la Corte di Palermo in un caso di licenziamento per riduzione dei costi aziendali, che è stato ritenuto illegittimo, nonostante il decremento del fatturato aziendale effettivamente era stato riscontrato, quindi vi erano le prove, le ragioni erano state effettivamente provate, però la Corte ha ritenuto che questo squilibrio fosse da considerare apprezzabile e marginale, quindi il licenziamento fosse da considerare illegittimo. Addirittura i giudici si sono spinti all'utilizzo di mezzi probatori peculiari, per esempio la CTU, per fondare dei giudizi, dice la Corte, prognostici sull'utilità nella prosecuzione dei rapporti, senza considerare che a volte questo giudizio di pretestuosità ha aperto la strada alla tutela reintegratoria piena nel momento in cui è stato considerato come un elemento valutativo determinante nel giudizio di nullità del licenziamento per motivo ritorsivo. Quindi è evidente che questa specificità, questo ampliamento poi dei margini di valutazione dell'interprete può finire per temperare le carenze di tutela, ricadendo su questo ma su molteplici altri aspetti su cui non ci si può soffermare. Soltanto su un altro volevo fare riferimento, non posso non fare riferimento, che è il repesciaggio, perché questo effettivamente ha avuto degli effetti che si sono evoluti nel tempo. Se all'inizio questi effetti, l'ho detto anche all'inizio, erano del tutto marginali, viste le difficoltà per il lavoratore di poter allegare tutte le posizioni alternative disponibili, in realtà quando la giurisprudenza di legittimità ha posto in capo al datore di lavoro sia l'onere di allegazione che l'onere di prova, anche nel distretto di Corte d'Appello di Palermo, questo ha aperto la strada a pronunce di illegittimità delle tesi più numerose, alimentate però anche da un'estensione dell'area di operatività del repesciage, che si è posta in diversi profili interessanti, ad esempio nel ruolo attribuito all'emergente polifunzionalità delle mansioni. Perché anche di recente la Corte, che si è ritrovata a giudicare la legittimità di un licenziamento per l'organizzazione aziendale con soppressione di una figura professionale, ha dichiarato il licenziamento illegittimo, ritenendo che il lavoratore poteva essere adibito ad un'altra figura presente all'interno dell'azienda con compiti in parte sovrapponibili, perché la sua professionalità non andava in testa in senso rigido, ma in senso più dinamico ed evoluto. E ciò nonostante la figura, tra l'altro, di riferimento fosse riconducibile a livello di inquadramento inferiore, perché dice la Corte non c'è dubbio che questo sia reso possibile dalla modifica dell'articolo 2103 ad opera del decreto 81. Però la Corte di Palermo, alla fine, applica la tutela indennitaria, ai sensi dell'articolo 18,5, perché qui sta il nodo centrale, questa posizione che davvero non è isolata, anzi, ci porta a una conclusione poi e ad una considerazione finale sulle ricadute pratiche, sul piano sanzionatorio dell'approccio del giudice di merito. Perché tirando un po' l'analisi, le somme, scusate, di questa analisi, condotta su questo campione, il quadro che emerge è che l'iniziale tendenza conservativa dei recessi effettivamente in parte ha ceduto il passo delle pronunce più favorevoli nei confronti del prestatore di lavoro. Però l'interpretazione che si è sviluppata in un senso che mi permetterei di dire anche un po' pro labur, non ha infatti consentito il recupero di ampia parte della tutela reintegratoria, perché anche quando la Corte, all'esito di questa scomposizione, chiamiamola così, ha dichiarato l'illegittimità dei recessi, poi si è scontrata con i limiti imposti dal testo normativo. Nello specifico, gli ostacoli principali nel caso dell'articolo 18 sono stati due: il significato da attribuire alla parola manifesta e poi la necessità di interpretare i margini di discrezionalità del giudice nell'applicazione del tipo di sanzione. Sotto quest'ultimo profilo, la Corte di Palermo si è posta perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, quindi ritenuto il dato letterale ineludibile, ha colmato la lacuna ricorrendo al 2058 del codice civile, quindi ha applicato poi spesso la tutela sanzionatoria, ma è un contraccolpo al tentativo di ampliare poi i margini di tutela, che sembra essere superato dalla sentenza della Corte Costituzionale. Resta il problema di attribuire significato alla parola manifesta,
almeno fino ad oggi, visto la recente remissione alla consulta dell'ulteriore questione, che i giudici di Palermo hanno interpretato in via esclusiva, senza eccezioni, come evidente assenza dei presupposti di legittimità sul piano probatorio. Questa soluzione però rimette ad una valutazione discrezionale un ostacolo ulteriore alla reintegra che nei fatti non è risultato appunto superato, tant'è che anche sotto questo profilo lo spazio per la tutela reale è risultato limitato, come è risultato limitato anche rispetto, vabbè, ma questo è chiaro, è il dato letterale, poi il dato normativo che ce lo dice, rispetto all'applicazione del decreto 23. Qui rispetto a questo è stato effettivamente registrato un aumento delle domande di accertamento della nullità dei licenziamenti, a cui però non è corrisposto un altrettanto aumento dell'accoglimento delle ipotesi di legittimità. Quindi alla fine sostanzialmente quello che è il meccanismo di tutela nei confronti del licenziamento è quello di tipo risarcitorio monetario, anche in questo caso. Io adesso invito a dare la parola al dottor Giovanni Soccio, dell'unità di ricerca dell'Università di Foggia e l'indagine relativa al problema di Bari. Grazie, professore. Allora, come è stato già ricordato dalla professoressa Chino, tra gli obiettivi principali della ricerca del presente clima è quello di verificare se a seguito delle riforme che hanno riguardato la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti legittimi e di modificare le nozioni di giustificato motivo disciplinare e oggettivo, la propria interpretazione giurisprudenziale possa essersi modificata e in che misura a seguito di queste riforme normative. L'Unità di Foggia ha inizialmente condotto la propria ricerca nelle corti di appello di Bari, di Campobasso e di Potenza, avendo diciamo quali aree geografiche di competenza la Puglia, la Basilicata, il Molise, l'Abruzzo, il Lazio e la Campania. Diciamo che pur essendo lo Stato la ricerca empirica ancora in corso, comunque sia emerso dalla prima analisi dei costi dell'appello di Bari come a prevalere siano licenziamenti disciplinari rispetto a quelli economici, ad essere interessati maggiormente siano i lavoratori rispetto alle lavoratrici per quanto riguarda appunto i provvedimenti esclusivi, e invece dal lato datoriale ad essere coinvolte siano maggiormente delle imprese di dimensioni medio-piccole. All'interno poi dei provvedimenti disciplinari, maggiormente ricorrente è la giusta causa. Per quanto riguarda invece il contratto a tutele crescenti, diciamo, essendo lo Stato il numero di sentenze ancora non rilevante, diciamo che un filo rouge, diciamo, una linea direttrice, non può essere ancora tracciato, diciamo, dalla quale far emergere un orientamento ben definito. Quindi diciamo, l'attenzione si è rivolta inizialmente ad alcune sentenze della Corte d'Appello di Bari relative ai licenziamenti disciplinari dell'area dell'articolo 18 post legge 92 del 2012, in cui a fronte di comportamenti di natura disciplinare diciamo apprezzabili ma non tali da legittimare il licenziamento, si è comunque giunti a dichiarare risolto il rapporto di lavoro, lette sotto la luce del criterio del giudizio di proporzionalità. Ovviamente, come sappiamo, diciamo, a seguito della riforma del 2012, la legge 92 del 2012, ovviamente l'area della reintegrazione si è notevolmente ristretta, essendo prima diciamo, di carattere generale, visto e considerato che la reintegrazione, appunto, ho letto poi delle ipotesi di licenziamenti discriminatori e nulli, nel caso in cui appunto il fatto contestato sia insussistente oppure rientri tra le ipotesi per le quali i contratti collettivi e i codici disciplinari applicano una sanzione conservativa. Sin da subito si è iniziato appunto a discutere rispetto al ruolo da assegnare al criterio di
di proporzionalità, ritenendo alcuni che lo stesso dovesse continuare ad assumere un ruolo nella selezione delle tutele, ritenendo invece un orientamento opposto, contrario, di doverlo, diciamo, espungere dalla, soprattutto ovviamente dalla, dall'ambito della tutela reintegratoria. E in questo senso, appunto, sono apparse, diciamo, significative alcune sentenze del repertorio della Corte Barese, nelle quali, appunto, poter valutare la valenza della scala valoriale dei contratti collettivi. Si è cercato di comprendere se i giudici, nella selezione delle tutele, si siano attenuti alle limitazioni contrattuali oppure si sono spinti oltre tramite una interpretazione estensiva delle clausole contrattuali stesse. Una prima sentenza ha riguardato il caso di un dipendente di un'azienda di servizi che sostanzialmente, a fronte di due condotte di carattere disciplinare, è stato licenziato e, diciamo, all'esito della fase sommaria il licenziamento era dichiarato illegittimo con la reintegrazione e il pagamento delle 12 mensilità in ragione della riconduzione, appunto, delle sue condotte a quelle previste dai contratti collettivi per le quali, appunto, era prevista la sanzione conservativa. Dopodiché, invece, nella fase di opposizione, ritenuta la sproporzione tra le condotte e il licenziamento, veniva applicata, appunto, la tutela indennitaria. Sostanzialmente, all'esito del reclamo, la Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale, appunto, ritenendo il comportamento, diciamo, non meritevole dal punto di vista della gravità della massima sanzione espulsiva, ma la particolarità è che sostanzialmente riteneva le condotte del lavoratore di maggiore gravità rispetto a quelle previste dall'utilizzazione dei contratti collettivi. Quindi sostanzialmente, nella ricerca della tutela applicabile, reintegratoria piuttosto che attenuata, non si è limitata a sostenere che le condotte non rientrassero tra quelle previste dai contratti collettivi, ma si è spinta oltre dicendo, appunto, che le condotte erano maggiormente gravi e quindi valutando una gravità sostanzialmente intermedia tra quelle previste dai contratti collettivi per le sanzioni conservative e quelle invece per il licenziamento. Una seconda invece sentenza, sempre su questo filone, ha riguardato un lavoratore di un'azienda del settore della ristorazione con mansioni di responsabile che sostanzialmente aveva consentito e non comunicato all'azienda delle condotte dei dipendenti, nello specifico dei cassieri, che avevano utilizzato le casse in modo promiscuo. E quindi sia all'esito della fase sommaria che dell'opposizione aveva visto confermato il licenziamento. La Corte d'Appello di Bari invece, nella fase di reclamo, in sede di reclamo, ha sostanzialmente applicato il comma 5, quindi con l'applicazione della tutela indennitaria, sul presupposto che, nonostante, diciamo, affermando che il licenziamento era sproporzionato rispetto alle condotte del lavoratore, pur ritenendo astrattamente queste condotte passibili di una sanzione conservativa, alla fine non riuscendo a ricondurre queste condotte tra quelle dei contratti collettivi che prevedevano una sanzione conservativa, è giunta sostanzialmente ad escludere la tutela reintegratoria ed applicare quella indennitaria. Ovviamente la considerazione è che a seguito della riforma del 2012, la legge 92, si è ristretta notevolmente l'area interpretativa, l'azione interpretativa del giudice, però è stato affermato, cioè ci si chiede se, appunto, questo riguardo, se l'azione interpretativa dei giudici, quindi l'applicazione della tutela reintegratoria, possa essere, diciamo, applicata solo ed esclusivamente quando le condotte del lavoratore siano riconducibili in maniera precisa alle tipizzazioni contrattuali, oppure se invece anche nel caso contrario a parità di gravità.
E questo è il caso ovviamente dell'ultima sentenza che ho richiamato, nella quale appunto la Corte, pur ritenendo diciamo, le condotte passibili una sanzione conservativa, non trovando diciamo, l'ipotesi specifica nella tipizzazione contrattuale, è giunta ad escludere la tutela reintegratoria. E ovviamente la Corte di Cassazione nelle ultime sentenze a tal riguardo appunto ha evidenziato come in questo caso diciamo, le sentenze potrebbero diciamo, non essere conformi ai canoni, ai canoni della precisa, diciamo, di una più precisa ermeneutica contrattuale in riferimento appunto all'articolo 1362 e seguenti del Codice Civile, che impongono appunto all'interprete di non attenersi solo al senso letterale delle parole, ma di indagare ovviamente anche sulla comune volontà delle parti. E, in realtà appunto a tal proposito era stato già affermato nel 2015 che pretendere una riconduzione diciamo, millimetrica del comportamento rispetto alla casella specifica di un codice disciplinare, parlando di codici disciplinari, significherebbe far ricadere sul lavoratore il costo di come vengono costruiti appunto i codici disciplinari. A tal proposito, ovviamente, il criterio di ragionevolezza, sempre a dire dell'ultima sentenza della Costituzione, imporrebbe diciamo, all'interprete di verificare la possibilità di ricondurre le condotte alla tipizzazione contrattuale anche in assenza, anche in ipotesi non previste dalla esemplificazione contrattuale stessa. Ovviamente anche questo orientamento è soggetto a critica da parte anche della dottrina. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Sorcio. Chiudiamo con la dottoressa Olga Rubanotti della ricerca dell'Università Cattolica, che si è occupata della sentenza delle Corti d'Appello di Milano, Brescia e Torino. Prego. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la professoressa Occhino per l'invito e le mie colleghe Francesca Apostoli e Giulia Gilli, perché la relazione e la riflessione che abbiamo sviluppato è stata sviluppata con loro, che si sono occupate della catalogazione delle sentenze per le corti d'appello di Torino e Brescia, mentre io mi sono occupata della catalogazione delle sentenze per la corte d'appello di Milano. Prima di iniziare vorremmo darvi qualche dato numerico relativo al numero di sentenze catalogate per le varie corti e soprattutto vorremmo ricordare che noi siamo a circa metà della ricerca e quindi dobbiamo ancora catalogare buona parte delle sentenze a partire dal 2016 fino al 2020. Per quanto riguarda la Corte d'Appello di Torino, nel 2010 abbiamo un numero totale di 80 sentenze, nel 2011 una settantina di sentenze catalogate. Tra il 2012 e il 2013 il numero di sentenze aventi ad oggetto il licenziamento aumenta e si attesta attorno all'ordine delle centinaia. Nel 2014 97 e negli anni successivi abbiamo un drastico calo del numero di sentenze che hanno oggetto il licenziamento. Per quanto riguarda invece le corti d'appello di Milano e Brescia, siamo raggiunti a catalogare le sentenze sino all'anno 2014 e negli anni 2010-2011 la media di sentenze è circa una sessantina di sentenze che abbiamo catalogato in totale. Per quanto riguarda il 2012-2013 aumenta il numero di sentenze, nell'area di Milano nel 2012 abbiamo catalogato 80 sentenze, nel 2013-2014 una media di 100-120 sentenze. Per la Corte d'Appello di Brescia le sentenze catalogate negli anni 2013-2014 rimangono, comunque si attestano sul numero 60, quindi una sessantina di sentenze. La nostra riflessione ha ad oggetto il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e abbiamo deciso di strutturarla in questo modo, cioè partendo da un insieme di premesse teoriche che ci hanno poi permesso
di rilevare e di delineare delle tendenze all'interno delle tre corti che poi abbiamo cercato di comparare per finire con un approccio di tipo casistico e andare a vedere quali fossero le pronunce rilevanti e che si occupassero di dirimere questioni attinenti alle premesse teoriche. Quindi, i nodi più rilevanti, a nostro avviso, sono i nodi interpretativi che sono stati sollevati dalla mutata formulazione dell'articolo 18 a seguito dell'introduzione della riforma Fornero e riguardano appunto l'interpretazione del concetto di fatto, da cui manifesta in sussistenza legittima il ricorso al recesso, fatto inteso in senso materiale o inteso in senso giuridico, per capire come il giudice decida di qualificare il fatto, sia in senso materiale o in senso giuridico, perché. Il secondo nodo interpretativo riguarda il corretto significato da attribuire all'espressione manifesta in relazione al problema della totale assenza di criteri che possano orientare il giudice nell'accertamento della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, posto che il fatto inteso in senso materiale o giuridico o sussiste o non sussiste. E il terzo nodo interpretativo riguarda la discrezionalità che la norma inizialmente conferiva al giudice nell'applicazione della tutela reale pur in presenza di una manifesta insussistenza. Il giudice poteva, e dico poteva perché ora con l'intervento della Corte Costituzionale il problema è sostanzialmente risolto, poteva quindi applicare la tutela reintegratoria attenuata pur in presenza, pur avendo accertato la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Quindi, alla luce di queste premesse teoriche, si è cercato di dar conto di alcune tendenze generali che sono emerse nel contenuto di alcune pronunce. Al fine appunto di verificare quali fossero le soluzioni adottate dai giudici, nelle sentenze che si riferiscono agli anni precedenti alla riforma Fornero, quello che abbiamo notato è un'attenzione al mancato assolvimento dell'obbligo di repechage. In questo caso i giudici hanno dichiarato l'illegittimità del recesso pur in presenza di una ragione che giustificasse il recesso. Nelle pronunce successive al 2012 invece emerge una scarsa teorizzazione in merito alla facoltà di applicare la tutela reintegratoria in caso di manifesta insussistenza del fatto. Sembra infatti in alcune pronunce che i giudici tendessero ancora a ragionare in termini di sussistenza e insussistenza, quantomeno nei primi anni di applicazione dell'articolo 18. E quindi quando veniva riscontrata un'insussistenza manifesta del giustificato motivo oggettivo, si dava luogo all'applicazione della tutela reintegratoria senza argomentare, quantomeno esplicitamente, in merito alla facoltà concessa alla norma, dalla norma, quasi come ad anticipare gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale. Sono invece più frequenti le pronunce nelle quali il giudice prende posizione sulla nozione di fatto e su quella di manifesta insussistenza del fatto, o manifesta sussistenza. E poi abbiamo un ultimo dato che riguarda le tendenze generali, e cioè che per la verità emerge solo nell'ambito della Corte d'Appello di Torino, e cioè che ed è comune a tutti i licenziamenti economici, c'è un crollo verticale delle pronunce dal 2015 in avanti. Queste sono le tendenze generali che abbiamo rilevato. Dopodiché, per ogni corte abbiamo deciso di adottare un approccio di tipo casistico, scegliendo tra le tante sentenze quelle che affrontassero le questioni richiamate nelle premesse. Per quanto riguarda la Corte d'Appello di Torino, possiamo dire, la sola Corte d'Appello di Torino, possiamo dire che sino al 2015 quello che riscontriamo è un atteggiamento comunque complessivamente più favorevole nei confronti dei lavoratori
in tema di licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo. Casi particolarmente rilevanti e da segnalare sono casi in cui il giudice si pronuncia sulla manifesta insussistenza del fatto e in più ipotesi viene attribuita una valenza probatoria alla manifesta insussistenza del fatto. In un caso di specie il giudice afferma che la manifesta insussistenza del fatto sia dovuta alla facile verificabilità della contraddittorietà del comportamento di un datore di lavoro. In questo caso in particolare abbiamo un dipendente licenziato per riorganizzazione aziendale dovuta alla crisi del settore, ma ciò che rileva è che il licenziamento interviene solo dopo pochi mesi dalla sottoscrizione di un accordo sindacale tra datore di lavoro e le organizzazioni sindacali che ha ad oggetto il taglio della retribuzione dei dipendenti, tra cui il ricorrente. La Corte d'Appello di Torino ritiene manifestamente insussistente il fatto, da intendersi secondo la Corte in senso giuridico, che è una differenza che abbiamo riscontrato ad esempio con le Corti d'Appello di Brescia e di Milano, dove il giudice tende a aderire alla tesi del fatto materiale. E in questo senso, per l'assoluta irragionevolezza della contrarietà ai principi di correttezza e buona fede della scelta datoriale, il comportamento del datore di lavoro fa sì che il licenziamento debba essere considerato illegittimo proprio perché c'è una manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Per quanto riguarda invece la Corte d'Appello di Brescia, abbiamo deciso di soffermarci su alcuni casi che affrontano le questioni della sussistenza del motivo posto alla base del licenziamento e anche casi che riguardano il profilo della scelta del lavoratore e anche del rispetto dell'obbligo di repêchage. Un caso particolare del 2016, abbiamo la Corte d'Appello di Brescia che prende le distanze dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui è onere del lavoratore allegare dove e come poter essere riallocato all'interno dell'azienda, ma afferma che sia onere esclusivo del datore di lavoro dimostrare l'impossibilità del repêchage. Ciò che rileva è che la Corte appura che il posto, un posto di responsabile della logistica con mansioni fungibili, quindi compatibile con le competenze del lavoratore licenziato, è effettivamente vacante, quindi in base al fatto, ai fatti svolti. E in questo caso dichiara quindi l'illegittimità del licenziamento, in punto di tutela però applica il regime sanzionatorio di quell'articolo 18,7, quindi la tutela indennitaria forte, perché il mancato rispetto dell'obbligo di repêchage esulerebbe dal concetto di fatto posto alla base del licenziamento. Simile presa di posizione l'abbiamo anche nel caso delle sentenze emesse dai giudici di Milano, soprattutto nel 2014, questa presa di posizione rimane costante e quando i giudici si trovano ad affrontare le questioni della manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento o di quale tutela applicare nel caso in cui venga violato l'obbligo di repêchage, nel primo caso interpretano sempre il fatto come fatto il tipo materiale e nel secondo caso, quindi riferito al tipo di tutela da applicare nel caso di violazione di obbligo di repêchage, applicano sempre la tutela indennitaria e addirittura, qui leggo parte delle parole della Corte di Milano, dice il mancato assolvimento del relativo onere, quindi riferito all'onere di repêchage, deve ricadere nell'ambito della tutela indennitaria perché appartiene alla sfera di legittimità della norma in senso lato ed è riconducibile a una diversa locuzione normativa, la seconda,
dando luogo alla tutela veramente esercitoria. Mi permetto di concludere dicendo che secondo noi quello che sarebbe veramente interessante è una verifica delle tendenze nei vari territori, anche per capire se nei vari territori i giudici assumano diverse posizioni e anche per quale motivo assumano diverse posizioni in relazione a questioni simili. Bene, grazie ai portavoci delle quattro unità che ci hanno rappresentato un quadro generale, come era assolutamente prevedibile, assai variegato e complesso. Prima di dare, diciamo, un po' in ritardo, però degli interventori per dopo pochi break, ne mancheranno due, quindi recupereremo un po' di tempo. Prima di dare la parola ai discussant, consentitemi solo due brevissime osservazioni. La prima è che forse avrebbe interesse anche la verifica del tasso di riforma o di conferma delle sentenze di primo grado, che non mi pare sia emerso in modo particolare, che giova un po' a quel discorso di credibilità di cui parlavo prima. La seconda osservazione è che è ascoltatissimo che dall'ascolto di relazioni di questo genere rimaniamo decisamente confermati nell'idea che la norma giuridica ha una porosità particolarmente significativa e che la varietà dei fatti concreti è estremamente ampia. Solo per riferirmi a alcuni dei casi maggiormente discussi, il problema delle attività del lavoratore svolte durante la malattia o anche i permessi della legge 104, la varietà della realtà è francamente difficilmente apprensibile da parte del giurista. Talché, consentitemi solo di citare ancora una volta Giuseppe Zaccaria, a proposito di quella prevedibilità di cui dicevo prima, da distinguere dalla calcolabilità, forse prevedibilità è da intendersi come una giustificabilità ex post, più che una possibilità di valutare in antecedenza quelle che saranno le conseguenze dei comportamenti umani, una sorta di giustificabilità ex post, una sorta di promessa di giustizia, questo scriveva Zaccaria. Bene, adesso passiamo ai discussant, ai quali chiedo 10 minuti, non di più, in modo che non aumentiamo il ritardo, e invito anzitutto Emilio Valdetti. Grazie Presidente, anche da parte mia i complimenti agli organizzatori e ringraziamento per il consueto invito, sempre con la parte. Il tema della ricerca che dobbiamo valutare è molto interessante, è un tema molto problematico, anche dalle parole che ci dicevano il Presidente, di grande interesse, di grande attualità. C'è una verifica di questa che viene a essere come viene applicata in sede giudiziale questa articolazione delle tutele in materia di licenziamento, soprattutto per quanto riguarda proprio l'applicazione delle norme, ma anche quelle che sono le conseguenze sul piano appunto di quelle che sono le decisioni appunto un po' oscillanti, imprevedibili, ma anche poi la ricerca si propone di valutare quelle che sono le ricadute sul piano dell'organizzazione e la gestione del lavoro in azienda e le ricadute sul piano occupazionale, anche se per ora mi è sembrato di vedere che è soltanto la prima fase della ricerca ha trovato svolgimento. La materia si viene a caratterizzare per questa ampia discrezionalità che viene riconosciuta al giudice delle decisioni. Cioè, proprio di questo noi dobbiamo, su questo va fatta una riflessione, quant'è questa discrezionalità che viene riconsegnata nelle mani del giudice? È aumentata questa discrezionalità. Tra l'altro la cosa interessante,
la discrezionalità del giudice in materia di licenziamento, intanto la legge 604, ma per quanto riguarda la determinazione del risarcimento, della tutela risarcitoria, indennità, invece qui andiamo su qualcosa di molto più consistente, cioè sulla selezione della tutela, l'alternativa tra l'integrazione e il risarcimento. Ma poi si tratta di chiedersi anche se questa sia una scelta consapevole da parte del legislatore. Questo sicuramente con la legge Fornero, perché la legge Fornero apre il campo a questa diciamo possibilità del giudice di spaziare anche riguardo alla tipologia delle tutele, però indicazioni diverse noi le abbiamo con il decreto legislativo sulle tutele crescenti, e lì abbiamo una restrizione di questa discrezionalità del giudice, in parte anche quelle che sono indicazioni dell'articolo 30 della legge 183 del 2010 sulle clausole generali. E quindi, come diceva Carlo, la prevedibilità, la calcolabilità di quelle che sono le decisioni, e insomma, tra l'altro, le sanzioni, sulle sanzioni, sulle tutele, tra l'altro anche qui, perché si tratta anche di capire quelli che sono poi i costi di questi giudizi, i costi economici, ma anche sul piano personale, cioè il discorso, e qui si va quasi a tentativi purtroppo. Oggi chi di noi è in grado di prevedere quale possa essere la conseguenza di un licenziamento con un minimo di attendibilità? Sì, chiaro, c'è l'incertezza degli esiti degli svolgimenti istruttori, ma una volta stabilito che l'esito istruttorio può essere positivo o negativo, qual è la conseguenza? E questo è molto importante, tra l'altro questo viene a impattare anche con quelle che sono state le sentenze della Corte Costituzionale. Infatti qui c'è nell'Unità di Palermo che viene anche, si interroga se c'è una qualche contraddizione riguardo la discrezionalità, un ampliamento, un restringimento della discrezionalità in relazione alle varie sentenze della Corte Costituzionale, in particolare con l'ultima su cui deve applicare la tutela reintegratoria. Ma la cosa da verificare quindi è come viene svolta, come trova svolgimento questa discrezionalità del giudice. Abbiamo visto decisioni diverse, tra l'altro è interessante anche il fatto che c'è un variare delle decisioni da parte degli stessi organi giudiziari, cioè un ripensamento degli orientamenti, tra l'altro questo allineandosi anche a mutamenti della stessa Cassazione. E poi un dato che io mi permetto anche di suggerire per la ricerca, al di là della decisione, è stato di verificare anche qual è il percorso logico dei giudici. Perché qui la motivazione ha una sua concreta rilevanza per verificare queste decisioni, anche per poi valutare l'eventualità di impugnarlo. Non è che io posso dire, per esempio, tutela reintegratoria perché manifestamente insussistente, punto. Chiaro, può dare una spiegazione, un'argomentazione, oppure dico 10 o 15 mensilità. Cioè, ci deve essere un percorso logico, perché discrezionalità non è arbitrio. Discrezionalità deve avere dei parametri. Ora la legge li fornisce questi parametri o non li fornisce. La Corte Costituzionale sulla tutela risarcitoria dà dei parametri di sistema, riprendendo quelli della 604 e appunto quelli che c'è anche dalla legge Fornero. Ma però quando parliamo di selezione della tutela, l'alternativa tra l'integrazione e risarcimento, qui dobbiamo un attimo andare a vedere quali sono i criteri ai quali si deve conformare il giudice nella sua decisione. E quindi anche sul discorso della manifesta insussistenza, dove quindi bisogna capire a quali criteri si deve adeguare il giudice. Il fatto del discorso dell'esito più o meno favorevole delle decisioni, perché la tutela è attenuata e quindi c'è una maggiore disponibilità del giudice. Io su questo, insomma, a parte che sono dei dati ancora parziali, però su questo non enfatizzerei troppo questo discorso, perché tra l'altro ecco il crollo del contenzioso che si dice in una delle unità è in controtendenza con questa maggiore disponibilità del giudice a poter valutare positivamente una cosa, però come il crollo del contenzioso dipende da tante cose.
dipende anzitutto da una maggiore, diciamo, da una minore fiducia anche nella giustizia, quindi anche dalla possibilità di maggiori conciliazioni anche in sede di direzione territoriale, di direzione territoriale del lavoro. Oggi diventa molto difficile non conciliare una causa di fronte a una proposta di 10 mensilità, per esempio in materia di licenziamento. Ad esempio anche il discorso sul licenziamento nullo per motivo discriminatorio, perché sono aumentati i ricorsi? Perché quella è la porta per poter arrivare alla reintegra, ma poi non ci deve stupire se poi i dati sono molto limitati per quanto riguarda le possibili pronunce di accoglimento. Andando poi nel merito sul discorso della manifesta insussistenza, sì, molto interessante il discorso sull'obbligo di repestaggio, anche lì un poco oscillante se può rientrare o meno nella struttura proprio della giustificazione del patto oppure se solo un onere aggiuntivo, e dove qui appunto ci sono alcune sentenze particolari, per l'Unità di Palermo sui gruppi di società, oppure ad esempio c'è la sentenza, invece la Corte d'Appello, però mi sembra da quello che ho capito che il campione è limitato sul piano temporale precedente al mutamento della Cassazione. Invece c'è la Corte di Brescia che cambia orientamento su Brescia. Viene superato il discorso dell'eccessiva onerosità come possibilità di esclusione della tutela reintegratoria prendendo dei criteri civilistici. Poi c'è il problema della possibilità di dare una connotazione probatoria a questa manifesta insussistenza. Io confesso che su questo sono molto perplesso. Perché? Perché? Cioè, che significa di agevole o immediata verificabilità dell'insussistenza del fatto? Andiamo sulle sensazioni. E qui, insomma, oppure che solo sulla base di elementi documentali si può accertare la manifesta insussistenza. Allora basta che impugni il documento che imponga la verifica di scrittura privata, un procedimento abbastanza complesso e complicato, e quindi a questo punto ho evitato la tutela reintegratoria. Poi si dice, no, oppure quando non sono necessari accertamenti istruttori ulteriori, ma ulteriori rispetto a che cosa? Cioè, io comunque degli accertamenti li devo fare, comunque devo fare delle verifiche, cioè anche l'interrogatorio è un accertamento, cioè allora ulteriore rispetto a che cosa? Oppure il fatto sull'obbligo di repestaggio, perché ci sono alcune sentenze che dice che dal documento è facilmente riscontrabile la violazione dell'obbligo di repestaggio, tutela reintegratoria, ma non è questo l'elemento, cioè quanto hanno delle tutele o le tutele non può dipendere da una facilità o meno dell'accertamento giudiziario, perché quella poi alla fine che cos'è? È una sensazione del giudice, il giudice che pensa di aver capito, tra l'altro rispetto a un rito sommario, e questo poi dobbiamo anche aggiungere il fatto che in alcuni tribunali è lo stesso giudice che fa il giudizio di opposizione, in altri no. Quindi, scusate, l'ho fatto prima, tanto meno di più. Vabbè. Anche sul discorso del disvalore, insomma, ognuno può avere le sue valutazioni su qualcosa sia più o meno disvalore, ma mettiamo il caso di un giustificato motivo oggettivo costruito con un po' di malizia dall'imprenditore, che se no è uno studio, lo può costruire. E questo richiede evidentemente un accertamento ancora maggiore da parte del giudice, quindi un appesantimento di tutta l'attività istruttoria. E quindi questo dovrebbe essere, anche per quelle che sono le indicazioni sulla stessa legge, sulla procedura di conciliazione giudiziale, che il comportamento delle parti anche in sede di accertamento in sede di procedura dovrebbe portare una condanna più pesante, invece in questo caso basterebbe per evitare la tutela reintegratoria. Un ultimo punto riguarda, appunto, quando parlava la dottoressa dell'Unità di Palermo, visto che c'era qualcuno che era un po' perplesso sul discorso
del discorso della possibilità di estensione o meno della tutela reintegratoria. E su questo io vi ho detto, per quanto riguarda le sentenze della Corte Costituzionale, ci sono le due sentenze sul contratto a tutela crescente, la 194 del 2018 e quella del 2020, e poi c'è l'ultima sentenza, la 59 2021, sul può e invece deve applicare la tutela reintegratoria nel caso in cui ci sia questa manifesta insussistenza, questo è un concetto che si riesca a capire cosa significa manifesta insussistenza del giustificatore oggettivo. E viene ipotizzata questa ricostruzione dicendo sì, sembrano in contraddizione, perché una amplia la tutela, la discrezionalità del giudice, cioè quella lita delle sentenze Sciarra sul contratto a tutele crescenti, invece quando dice deve, evidentemente c'è una limitazione dell'autorità integratoria, però si trova un discorso, diciamo, di disegno coerente, perché in entrambi i casi nel senso di un ampliamento degli spazi di tutela reale. Questo sarebbe la coerenza. Io francamente questo non mi sento di poterlo condividere, perché la questione non è un problema, noi non dobbiamo porci da una finalità di ampliare o restringere le tutele reali, ma in realtà dobbiamo cercare di dare un senso al dato normativo, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di quelli che sono i parametri ai quali il giudice si deve attenere nell'applicazione della norma. Quindi di ricondurre questa discrezionalità del giudice in canoni predeterminati o dalla legge, o che comunque siano esplicitati nelle decisioni e che ne consentono quindi una loro valutazione. E mi fermo qua. Scusatemi. Grazie, annotazione, e mi ha fatto cenno prima Emilio. Un altro elemento che gioca, di cui si è parlato poco, è la conciliazione, perché è vero che noi parliamo delle sentenze e delle decisioni, ma c'è il profilo della conciliazione che incide qui le prassi delle varie corti d'appello, dei giudici di tribunale, ma soprattutto delle varie corti d'appello, possono essere molto significative e determinare un impatto non indifferente sui meccanismi di tutela. Quando si sa che una corte d'appello, io ho esperienza, sicuramente cerca di fare il possibile per conciliare, questo significa che i ricorsi in appello si moltiplicano tanto, la parte soccombente sa che magari una piccola conciliazione riuscirà a strappare. Ed ora Maurizio Del Conte. Allora, tanto grazie anch'io agli organizzatori per avermi invitato a discutere di questa ricerca. Io, che dico subito, mi sembra interessantissima, e quindi discuterò per quello che è allo stato attuale, non mi permetto di discutere sugli esiti, anche perché credo che non sarebbe almeno l'oggetto della riunione di oggi. Credo che dobbiamo partire dalle parole di Carlo quando ci ha detto, Carlo Cester, che appunto c'è questa tendenza a provare non soltanto a prevedere ma a calcolare, no? Perché sono due cose diverse naturalmente, no? La certezza del diritto e la calcolabilità del diritto. E quando voi in questa ricerca, in questo progetto di ricerca, mettete al centro l'idea di una sorta di assessment del law impact, come dite, naturalmente è verso questa direzione che si va, cioè verso l'idea che in qualche modo si possa calcolare gli effetti di una riforma. Calcolarla però significa anche in relazione a quale finalità, perché chiaramente uno può fare un impatto della riforma, può avere effetti su dimensioni molto diverse, e quindi bisognerà capire esattamente quali sono le dimensioni intercettate. Naturalmente c'è
la interessantissima composizione delle quattro dimensioni, cioè la dimensione giuridica, giuslavoristica, associato all'idea della, qualitativa, poi magari faccio un piccolo accenno su questo, la dimensione economica, gli effetti sulla gestione del personale e poi gli effetti più ampi, gli effetti sociologici. Ve lo dico, per me è un'impresa titanica mettere insieme questa, però penso che sia, è vero che un'impresa titanica certamente è un inizio, però secondo me è interessantissimo cominciare a ragionare in questi termini, no? E ragionarci in modo non che c'è la parte giuridica da una parte, la parte economica dall'altra, poi c'è l'effetto sulle ciabelle, no, chiaramente interconnessi, se no sarebbero quattro ciabelle diverse. Allora, su questo, dato questa impostazione, che a me pare veramente importantissima, innovativa, vi dico quello che è la mia esperienza personale. Allora, sull'impatto, in realtà ci si esercita da un sacco di tempo, gli economisti si esercitano da un sacco di tempo. E quello che diceva prima appunto Carlo Chester è che gli economisti si esercitano calcolando l'impatto, cioè dando un numero all'impatto. Quando in questa ricerca si affronta il profilo qualitativo, io immagino, proprio, non so, vedremo alla fine, che in realtà anche il profilo qualitativo non sfugga a un indicatore numerico. Mi spiace doverlo dire, ma in realtà la qualità è una dimensione calcolabile, almeno secondo un certo tipo di impostazione, che poi sia criticabilissimo questo tipo di impostazione, credo che sia importante ribadirlo. Però bisogna capire in che campo si gioca. Cioè, se giochiamo nel campo della valutazione di impatto, dobbiamo giocare così. Io nel 2004, insieme ad altri colleghi economisti, mi cimentai a criticare da giuslavorista l'indice OCSE sul EPL, cioè Employment Protection Legislation. Un indice in base al quale alla fine si redige una graduatoria dei paesi OCSE in base alla rigidità dei sistemi di protezione, molto vicino al tema di cui si parla in questa ricerca. È chiaro che non è che mi sono messo a contestare l'idea che si possa calcolare la rigidità, però c'erano degli elementi che non ci tornavano. Insomma, c'era questa Italia che era altissima, uno dei paesi più rigidi del mondo, mi sembrava un po' strano. Siamo andati quindi a vedere come funziona, quindi gli indicatori, no, di queste rigidità, e abbiamo scoperto alcuni bachi interni al ragionamento stesso. Per esempio, se ne è tanto parlato, che il TFR veniva associato a un costo di licenziamento, essendo invece una quota di retribuzione differente. E questo faceva salire moltissimo, perché se io valuto la rigidità sulla base del costo del licenziamento e ci metto dentro il TFR, è chiaro che questo fa sballare il meccanismo. In base a quello, una critica molto anche diffusa, insomma, cambiò sistematicamente e profondamente il posizionamento dell'Italia rispetto all'indice OECD. Allora, io credo che noi giuslavoristi, sarebbe naturalmente, forse poi organizzerete anche una sessione con gli economisti, con gli esperti HR, eccetera, però credo che sia importante anche per noi cominciare a confrontarci, cioè non soltanto essere antagonisti, perché è chiaro che, ripeto, è un altro modo, un altro linguaggio, un altro approccio, insomma il lavoro che facciamo di ermeneutica giuridica va poi a un certo punto ricondotto in questo progetto, credo, almeno questo sia il nostro scopo, però certamente credo che sia importante tenerlo conto, perché poi quando a livello internazionale si fa la valutazione di impatto delle,
dei sistemi regolativi è, cioè, si fa così. Cioè, non è che vanno a vedere i nostri articoli di dottrina o si spucciano le sentenze. Chiedono però a noi di leggere il dato normativo, la dottrina, l'interpretazione giurisprudenziale, eccetera, cioè per dargli delle risposte su alcuni, loro li chiamano items, cioè su alcuni temi specifici, su alcuni indicatori specifici, che poi vanno valorizzati, ciascuno dei quali va valorizzato. Quindi credo che questo, da questo punto di vista, la ricerca sia interessantissima. E a questo punto, però, mi entro un attimino nel merito, ma molto brevemente, perché non so benissimo che tempo sta quasi per scadere, e quindi anch'io dico qualcosa su queste, su come sono state intese queste riforme. Allora, anche qui io vedo un po' un riflesso culturale della nostra comunità di giuristi rispetto a un certo modo di ragionare. Noi ci rifiutiamo di immaginare che il diritto sia il frutto di un algoritmo. Eppure, se ci pensate, è frutto di un algoritmo, cioè dipende da che cosa si intende per algoritmo. Adesso poi questa parola algoritmo pensiamo che potrebbe dire qualunque cosa, ma un processo logico che, date alcune premesse, che fissa sempre l'uomo, perché gli algoritmi non è che esistono in natura, non è che li andiamo a raccogliere dalle piante. Decidiamo noi che cosa valutare. Il contratto a tutela crescente è un algoritmo, no? Chiaramente. Cioè, quando prevedeva i 2 mesi per ogni annualità di anzianità, possiamo chiamarlo un algoritmo. Semplicemente però qualcuno l'ha deciso, cioè non è che è venuto fuori da un laboratorio matematico, qualcuno ha deciso che valessero 2 mesi ogni anno di ed è contro questo che in realtà ha reagito in qualche modo il sistema, il corpo, la Corte Costituzionale nello specifico, ma in realtà riflettendo un forte bisogno di reagire a un legislatore così impositivo. Poi io mi domando sempre se invece di 2 mesi per anno di anzianità si fosse detto come minimo 12 mesi, faccio un'ipotesi, e poi 4 mesi per anno di anzianità. Forse tutte queste critiche nel metodo non sarebbero state poi così significativamente percepite. Però, diciamo, il problema non è tanto quindi il metodo, secondo me. Il problema è che naturalmente c'è una certa diffidenza verso il legislatore. Allora noi qui facciamo in realtà i conti contro la diffidenza verso il legislatore. Cioè, quando la Corte Costituzionale vuol lasciare più spazio al giudice, è perché sostanzialmente si spera che poi il giudice aggiusti rispetto a un legislatore che peraltro interviene ogni 3 anni. E quindi in qualche modo il giudice funziona da cassa di ammortizzazione delle frenesie regolatorie del legislatore. Vorrei segnalare peraltro che anche qui c'è un po' di schizofrenia, perché vado alla fine. Appunto, abbiamo molto paura del legislatore, ma lo invochiamo costantemente. Cioè, quando c'è un problema nel nostro ordinamento giuridico, la prima cosa, non nel nostro, nel mondo reale, la prima cosa che chiediamo è l'intervento del legislatore. Abbiamo bisogno di un intervento sui rider, abbiamo bisogno di un intervento sulle multinazionali, cioè il legislatore regola tutto. Poi però non ci fidiamo affatto di quello che dice il legislatore e preferiamo avere, che cosa? Di fatto, scarsa certezza del diritto, perché in realtà nella nostra cultura giuridica la certezza del diritto non ci consente di esprimerci liberamente e soprattutto, a mio modo di vedere, non consente di esprimere quella naturale diffidenza degli operatori giuridici italiani
verso quello che è l'imposizione del legislatore. Grazie. Grazie direttore Conte. Certo che la diffidenza del legislatore si somma alla diffidenza nei confronti dei giudici. Dei giudici l'atteggiamento si diversifica, perché c'è un momento tutto a posto, perché tutto a posto è un modo di dire. Ma vedi, hai parlato male del giudice, tutto bene. Scusate. Non ci sono sufficienti misure di sicurezza, però. Dicevo che la diffidenza nei confronti dei giudici è il quale si d'accordo al momento, attribuendo discrezionalità e poi la si toglie subito. Luigi Torino. Allora, l'ultimo intervento, poi faremo un coffee break, qui si fa un calcolo, e dobbiamo calcolare preventivamente. Almeno su questo. Che cosa? Calcoliamo subito, ma non su questo. Allora, volevo ringraziare anch'io molto gli organizzatori, il tipo di scelta, è molto interessante questa riflessione a più voci su progetti di ricerca, sono molto stimolanti, anche perché quando si ha il modo di intervenire in modo rapido, più persone, insomma, si arricchisce anche il nostro modo di, ci aiuta meglio a riflettere. Io, prendendo, diciamo, dovendo rispettare 10 minuti, e mi aggancio a quello che vengo fuori dai primi interventi, ma anche da quello che ci diceva Carlo Cesare, cioè questo senso di incertezza, di imprevedibilità. La ricerca ha dimostrato una forte due aspetti, io ho rilevato una lettura un po', anche se sono dati non definitivi, e cioè il tentativo di torsione che fa la giurisprudenza, se vogliamo, per ripristinare un po' la reintegrazione interpretando le norme dell'articolo 18, e anche ho l'impressione che questo lo stia facendo anche la Corte di Cassazione, proprio sul repesciaggio e sulla valutazione delle norme, del criterio della disciplina del contratto collettivo e sul codice disciplinare, sanzioni conservative, la valutazione dell'inserimento del comportamento nell'ambito della funzione conservativa o no, registra un tentativo della giurisprudenza di forzare un po' la mano, e soprattutto da parte della Corte Costituzionale, e vedo che anche la Cassazione, vedo che anche la Corte Costituzionale, secondo me, nell'ultima sentenza sul può e sul deve, incomincia a fare delle valutazioni di ordine anche politico, mentre secondo me si è soffermata bene sulla definendo meglio la disciplina dell'articolo 3 del decreto 23, e allora io ritengo che con riferimento all'articolo 18 sia necessario avere la consapevolezza che, siccome la scelta del legislatore è quella di superare la reintegrazione e di favorire l'indennizzo, lasciando la reintegrazione soltanto per quello che definiamo il licenziamento odioso, quello discriminatorio, l'ipotesi di vita di nullità, forse andrebbe accelerata il superamento. L'articolo 18 è già stato abrogato, cioè in sé hanno messo il virus che lo distruggerà, perché morirà con l'ultimo rapporto di lavoro in vita al 6 marzo del 2015. Quindi a questo punto la mia lettura di questa ricerca è quella di accelerare questo momento, di superare l'articolo 18, rispettare la volontà del legislatore, perché il nuovo legislatore, quello delle tutele crescenti, con i correttivi dovuti alle sentenze del 2018 e del 2020, e che hanno spiegato anche i criteri con i quali determinare l'indennizzo, è molto significativa l'ultima sentenza della Corte Costituzionale, secondo me la normativa nuova
quella appunto definita dal contratto a tutele crescenti con i correttivi della Corte, è in grado di supportare sia il dettato europeo, che a mio avviso l'articolo 30 e l'articolo della Carta dei diritti, l'articolo 24, la Carta sociale non erano rispettati da questo criterio matematico di determinazione troppo residuale, soprattutto anche per i licenziamenti, diciamo, di piccole aziende, e quindi questo meccanismo consente anche non solo di rispettare quello che viene fuori dall'intervento combinato legislatore e aggiustamenti della Corte, anche il nostro dettato costituzionale, perché, e qui pochi minuti, siccome si legge, si sentono dei poi, io li chiamo rigurgiti alla tutela reintegratoria piena, una nostalgia dell'articolo 18 che secondo me è superato dalla realtà, dalla necessità di implementare il sistema produttivo, che è, non bisogna mai dimenticarlo, foriero di occupazione, quindi questo è un aspetto secondo me molto qualificante. E allora noi dobbiamo, secondo me, riflettere sul fatto che i valori costituzionali, cioè il principio che è contenuto nella nostra carta, e che è il principio del lavorista, che diciamo permea la carta costituzionale, bene, non si realizza soltanto nella tutela incondizionata e sbilanciata solo del lavoro subordinato. Il diritto al lavoro dell'articolo 4, vado veramente molto rapido perché voglio rispettare i termini, il diritto al lavoro dell'articolo 4 è sì la protezione di chi lavora, ma anche fare in modo che chi non lavora possa lavorare, quindi è un diritto costituzionale, anche l'occupazione, la tendenza dell'ordinamento di diritto positivo all'occupazione, come pure la protezione dell'impresa, della produttività, dell'ampliamento della capacità concorrenziale dell'impresa, secondo me va letta nell'ambito di principi costituzionali che tutti insistono, se equilibrati, dosati in modo opportuno, a realizzare la finalità ultima. Diciamo, non bisogna dimenticarci del fatto che il lavoratore subordinato, con la modifica dell'articolo sulla tutela del licenziamento, non ha cambiato la tecnica di tutela del legislatore, perché ha spostato nel mercato la protezione. Bisogna lavorare più sul mercato, rendiamo l'ANPAL effettivamente operativa, che creiamo un sistema di protezione sulla situazione temporanea di occupazione, investiamo e riflettiamo sulla formazione, cioè facciamo in modo che il lavoratore che perde il posto possa ritrovarlo con più facilità. Secondo me questo è il momento di riferimento, perché leggo anche da parte di persone, insomma, che io apprezzo molto, delle valutazioni sull'opportunità di ritornare indietro, secondo me sono totalmente anacronistiche e mi preoccupano, perché voglio dire, l'Italia oggi sta facendo cose diverse, e avete sentito come è stata valutata dall'Economist, forse perché abbiamo una persona che decide e molto autorevole. Quindi non voglio dilungarmi oltre, quindi il mio invito, la mia provocazione è abolire l'articolo 18, utilizzare al meglio l'attuale, non fare più intervenire il legislatore, non c'è bisogno. La norma attuale, con le corti costituzionali che ci sono, consente una corretta applicazione. I giudici possono farlo a condizione che rispettino la volontà sostanziale, perché anche quello, dare prevedibilità al diritto, anche quello forse è un valore costituzionale, e quindi operare molto di più sulla tutela esterna al rapporto da parte del lavoratore subordinato. Mi fermo qui, così sono andato qua. Grazie a Fiorino che ci ha dato un po' ho recuperato un problema, uno spaccato di politica del diritto. Adesso facciamo un intervallo, 10 minuti so che non bastano, facciamo 15 minuti rigorosi per rispetto a Fiorella Ronaldo che parlerà prima, vi invito pertanto i 15 minuti. Vai. Facciamo